ero talmente alto che hanno dovuto abbassare la morsa e alzare la pedana perché non arrivavo a fare la media. Mettevi il gomito così sulla morsa e era l'altezza giusta per poter limare, altrimenti eri fuori. E allora hanno dovuto abbassare la morsa e mettere una pedana sotto perché ero alto niente. Ero proprio, difatti quelli, quando sono entrato, io sono entrato a maggio, era poco dopo Pasqua, e la gente ha detto, con quello che mi avevano messo, le dicevano, ma dove l'hai trovato questo? Diceva, nell'uovo di Pasqua. Sono entrato il 2 maggio, ho fatto un po' di tirocinio insieme a un mio collega di lavoro, tanto per sgrossare un po' le entrate in una fabbrica che subito dopo la scuola, io ho fatto 3 anni di allargamento, che poi si è chiuso anche questo tipo di scuola e avevano fatto poi la media unificata. Mi sono iscritto all'istituto, ci avevano fatto delle promesse, cose che non sono state fatte, il che la voglia di studiare era già poca, poi ancora deluso da quello che ci avevano promesso e non l'hanno fatto. A metà marzo del 66 ho presentato la domanda alla Piaggio e il 2 di maggio mi hanno chiamato, cioè il 28 di aprile mi hanno chiamato, mi hanno detto di presentarmi il 2 di maggio che sarei entrato alla Piaggio. Voglio premettere che mio padre era un contadino e io non ho avuto bisogno né di un parco né di niente. Sono entrato solamente alla Piaggio come studente perché al finale c'era l'avviamento. L'avviamento era una scuola che alla Piaggio era molto riconosciuta. Difatti, come finivi l'anno, venivano subito a dirti se volevi entrare alla Piaggio. Io poi quell'anno lì avevo detto vengo, poi mi sono iscritto, come ripeto, all'istituto, ho fatto ancora quei pochi mesi lì, poi sono entrato come opera. Sono entrato il 2 di maggio, ho fatto questo piccolo tirocinio di un mese e mezzo insieme a questo signore, a questo collega qua di lavoro, e poi mi hanno passato in aggiustaggio e dovevo fare l'aggiustatore. Se non che dopo 2 anni che ero lì, che facevo l'aggiustatore, è iniziato un progetto di un nuovo motore. Un motore grossissimo, un lavoro che, cioè una commessa che ha dato lavoro per 10 o 12 anni, forse anche di più. Un progetto che ne veniva dall'America, dal Nevada. Il motore si chiamava G79. E allora facevano bisogno, cioè a quei tempi lì c'erano solamente due saldatori che facevano lavori di saldatura per i vari per 11 e alcuni lavori di carpenteria e velivolistica. È stato fatto questo progetto, ci hanno invitati, cioè ci hanno chiamati due o tre ragazzi nuovi, ci hanno fatto fare diciamo, un percorso di saldatura di abilitazione a saldare per 4-5 mesi, dopodiché ci hanno fatto dare il patentino. Nel frattempo era entrato questo progetto, abbiamo incominciato a lavorare, abbiamo dato il patentino. Il patentino era diversi tipi di saldatura che venivano poi controllati da Generaeronautica e da RAI, facendo liquidi penetranti, raggi per vedere le penetrazioni, per vedere tutte le saldature se erano idonee, e dopodiché, se questo era tutto ottimo, ti facevano firmare un tesserino in base ai tipi di metalli che avevi fatto. Io sono arrivato all'ultimo, avevo tutti i metalli da saldare, cioè acciaio al cromo, acciaio inossidabile, Inconel, titanio e magnesio, perché le parti a freddo della camera di combustione del Viper erano di magnesio. E si creavano cioè le vibrazioni creavano delle rotture e noi andavamo a fare delle riparazioni su questi pezzi, però se eri abilitato, altrimenti non lo potevi fare. E come saldatore, ogni 6 mesi facevamo dei provini. Questi provini erano, come avevo detto prima, in base ai materiali che avevi l'abilitazione per saldare. Facevamo questi provini venivano spandati in laboratorio, dopodiché venivano giù diciamo, i militari con il referto dei provini che avevamo fatto, ti facevano rifirmare i patentini e tu eri di nuovo riabilitato per poter saldare. E così è andato avanti per
Lì nel reparto poi è stato fatto subito dopo che è entrato questo progetto di questo motore grosso, poi nel frattempo era entrata anche la T53, il Viper 11, tutti i lavori di carpenteria. Il reparto era composto di una novantina di, se non più, di operai, tra saldatori e aggiustatori. Erano state fatte delle coperture, cioè una volta c'erano delle tende, c'erano delle gabine, poi sono state fatte delle tende, però nella lavorazione, cioè nei controlli della lavorazione che facevamo noi, era stato riscontrato che c'erano molte impurità, cioè si creavano un mucchio di rotture. E questo ha portato la ditta a costruire a tempo una gabina pressurizzata con temperatura costante e cioè che non fosse a contatto con, perché lì passavano i carrelli che portavano via la roba, passava la gente. Innanzitutto le saldature in TIG devono essere protette dall'aria, perché saldando col flusso del gas dell'argon, se passa uno che fa vento, ti fa un po' cadere, ti porta via la protezione dell'argon sul tungsteno e viene tutto nero. Dove c'è la stazione? C'è quel muraglione davanti che ci sono ancora delle torri. Quello lì fino alla, diciamo, sotto dove c'è il vascone dell'acqua, quella lì era, nelle prime due campate era tutto reparto aggiustaggio e reparto motore. Erano due campate. E di lì, questo è venuto fuori, tornando al discorso di prima, sulle impurità che si trovavano dentro alle saldature. Cioè era un pulvisco che veniva sollevato da terra che te lo trovavi poi nelle saldature. Facendo questa gabina il prodotto è migliorato di molto. Cioè le rotture sono state minori, il prodotto era molto, molto migliore e sicché allora noi siamo andati a lavorare tutti dentro a questa gabina. Con questa gabina qua sono state fatte molte altre saldature, cioè sono state prese delle macchine automatiche rotative, longitudinali e orbitali. E sono state rilasciate, queste macchine qua sono state comprate dall'ALCI di Bergamo, dove io ho ancora un buon rapporto ancora adesso con questi signori qua, perché avevano montato le macchine lì, avevamo delle macchine rotative dove saldavamo appunto questi pezzi di motore del G79, che era quasi 1 metro di diametro, e avevamo tutte le maschere di contenimento, tutte le maschere. Poi le saldature venivano fatte, prima veniva messo sotto un pezzo di rame, poi pian pianino è messo dentro nel contenitore, cioè dentro al particolare che saldavi, veniva messo dentro dell'argon, soffiato dentro. Una volta che l'argon ha buttato fuori l'aria, si crea un campo protetto dove la saldatura anche all'interno rimane bianca come di fuori. Perché se andiamo a vedere in alcuni casi, poi in quella gabina lì, noi facevamo anche la saldatura dal castello motore del 180. Il castello motore del 180 è completamente in titanio. Avevamo adattato con l'ALCI, avevamo adattato una saldatrice che era una pinza. Praticamente erano due cuffie con una pinza dentro rotativa dove aveva un tungsteno, dove tu la chiudevi, dentro veniva immesso argon, veniva messa sopra al tubo che doveva saldare con il raccordo del motore, veniva saldata dentro, veniva saldato, lei faceva la saldatura, c'era una macchina dove impostavi un programma, veniva saldata con argon dentro e argon fuori, tutto lì protetto, perché il titanio è una saldatura che è molto difficoltosa. Se viene imbrunita, cioè se la saldatura del titanio deve essere tutta perfettamente bianca. Se appena appena viene imbrunita con un blu non è più passabile, non è più collaudabile, cioè deve essere scartato. Perché praticamente il titanio viene bruciato e non è più buono. Allora con questo guscio, con questi due gusci, questa macchina con un programma, noi salvavamo il castello motore del 180 che vola ancora adesso. Questo anche per gli altri tipi di saldatura, non è che cioè si faceva saldature
dei particolari del Viper, saldature particolari del T55, T53, poi ultimamente ancora io prima che andassi in pensione saldavamo anche il GEM. Il GEM era un motore di un elicottero, no? E si facevano, cioè era diciamo che era un Ferrari, cioè un motore la T55 aveva un diametro questo, così, il GEM aveva un diametro che era grosso così, cioè era molto più compresso come motore. E noi salvavamo tutta questa roba qua. Si saldava un pezzo e si poteva andare avanti anche se non andava bene. Se non andava bene o veniva scartato o si riparava nelle modalità di collaudo che si poteva fare. Ad esempio, la camera di combustione del Viper 11 o il 26 che noi riparavamo e che era di magnesio, cioè noi andavamo, questo particolare qua era una massa così di magnesio, lo mettevamo dentro a un forno, lo mandavamo a 300, 400, 500 gradi, lo si tirava fuori, vestiti di una protezione, andavamo a saldare dentro. E poi lo rimetteva dentro al forno e si lasciava raffreddare lentamente, più lentamente che si poteva. Diciamo che era un po' un tipo di saldatura, cioè adesso faccio un paragone tanto per far capire, come saldare la ghisa. La ghisa non è un materiale saldabile, però in alcuni casi se una ghisa un pochettino più buona della ghisa normale, se si scalda, se si fa un preriscaldo e poi si mette dentro un forno, a raffreddare piano piano, la possibilità che si spacchi è molto minore di un impatto così a aria aperta. Addirittura noi anni prima, dove non c'erano dei particolari, specialmente il carrello del 166, c'erano dei pezzi, diciamo che era un trapezio dove ci andava il pistone, dove ci andava poi la ruota. Quel pezzo lì noi lo saldavamo quando avevamo finito di saldare col cannello, si scaldava bene e poi si immergeva in una polvere di amianto. Cioè, tanto per far dire che poi sono uscite fuori le questioni dell'amianto, che sono stati dei prepensionamenti, cioè, allora non si badava a queste cose qua. Poi si sono venuti a sapere dopo la causa delle mortalità che sono state in alcune fabbriche per la causa dell'amianto. L'operaio che poi veniva lì a prendere, non è che faceva le cose così, cioè prendeva questo pezzo, lo tirava fuori col soffitto, soffiava e mangiavamo tutti. Ecco, queste erano cose che poi non sono più successe. Le cose si facevano poi in un'altra maniera, cioè si lasciava il pezzo dentro al forno, si spegneva il forno, dentro al forno c'era questa diminuzione di temperatura e si cercava di non far spaccare nel ritiro la saldatura fatta o il pezzo, ecco, quello che era. Noi partivamo con delle lamiere, infatti io mi ricordo sempre che venivano i viaggiatori per la vendita, portavano dei documenti, rappresentanti di macchine di saldatrice, no? Poi venivano dentro, parlavamo, poi dicevo io voglio sapere una cosa sola. La saldatrice, perché noi facevamo anche lavori manuali. I lavori manuali si facevano sopra delle lamiere che andavano da 2 decimi in su, fino al millimetro, 1,5 millimetri, 2 millimetri. Se non hai una saldatrice che quando, innanzitutto la cosa del pulsantino da una parte, l'accensione, l'amperometro da regolare. In aviazione, in aeronautica è impossibile lavorare così. Impossibile. Ci vuole un pedale con un potenziometro, ci vuole una torcia regolabile in mano, il filo da dare, il potenziometro. Io quando comincio a lavorare un pezzo e ho una temperatura di 20 gradi, lo scaldo, lo porto a temperatura di fusione, lo lavoro. Quando io qua ho bisogno di ipotesi, 30 ampere. Quando arrivo in fondo che il pezzo è caldo, con 20 mi bastano. Cioè se io ho una regolazione che me la posso regolare io con la vista che le vedo, me la regolo col pedale, va bene. Ma se devo, non posso staccare
e diminuire, perché in quel momento che io stacco, è facile che in quel posto lì si crei una cricca. Quando va poi a fare i controlli, la trovano. E io, ai rappresentanti che venivano, la prima cosa che dicevo era già quella lì. Noi dobbiamo lavorare con questo metodo di saldatura così. La qualità, cioè una macchina, una saldatrice, più è sofisticata verso il prodotto che devi fare, e più crei un prodotto che è più buono. Se tu hai una saldatrice che ha delle caratteristiche che non mi dà quello che voglio io, il prodotto poi viene come viene. Infatti noi siamo sempre stati, infatti noi eravamo molto collegati con l'ALCI, perché noi chiedevamo all'ALCI alcune, cioè volevamo una macchina così, e loro la facevano così. Avevamo fatto, e questo penso che l'abbia fatto lui, abbiamo montato un motore di revisione della T55 sopra a un, cioè è stato consegnato, l'ha montato nell'aeroporto di Ori al Serio. Nel montarlo, la camera di combustione esterna aveva delle olivette che con delle termocopie in giro per controllare la temperatura del motore. Nel montarlo, non si sa, si è staccata una di queste olivette, da una parte solo. Ora, una volta che il motore è montato sopra il velivolo, smontarlo comporta un prezzo. Allora hanno pensato bene di andare a fare un intervento al campo. E ci sono andato io. Sono andato a Ori al Serio a fare l'intervento di saldatura sul velivolo di questa olivetta, cioè vale a dire che c'erano 3 mm di saldatura, cioè erano 3 o 4 punti da dare a questa olivetta che si era rotta. Io sono arrivato lassù, non sapevo niente, sono arrivato là, c'è il velivolo, c'è il motore, vado là, la saldatura è questa, e mi hanno fatto diventare che sembravo l'uomo Michelin. Mi hanno vestito, incappottato di roba, di antincendio, e poi avevo un camion da una parte e un camion dall'altra puntato su di me, e dovevo fare sto lavoro lì al campo, no? L'unica cosa che mi sono preservato io di chiedere diciamo, ai militari che erano lì, di fare completamente il pieno al velivolo, cioè il carburante completamente pieno. E dopodiché è bastato 30 secondi. In 30 secondi ho fatto quella saldatura lì, poi finito tutto. Questo è un aneddoto che ho voluto raccontare, tanto l'appiaggio che andavamo a fare anche dei diciamo, lavori a fuori ditta, quando andavamo anche sui campi. Negli anni 90 io mi ricordo che siamo andati in ferie per Natale. Dal 20 siamo andati in ferie fino al 10 di gennaio. Dopodiché, nel frattempo, è arrivata la lettera a tutti che eravamo tutti momentaneamente in cassa integrazione. Io ho fatto ancora diciamo che ho fatto ancora 3 settimane. Fine gennaio e primi di febbraio sono rientrato in piaggio, e come diceva il mio collega lì, siamo entrati là dentro, c'era tutto rotto, avevano fatto l'inventario dove avevano le chiavi, hanno aperto, non avevano le chiavi, hanno spaccato. E siamo entrati in due, c'era un caporeparto, abbiamo cominciato a mettere a posto, poi abbiamo cominciato a fare qualche cosa, però diciamo che la crisi sentiva già a quei tempi là, non è che... Poi sono stati i perfezionamenti, poi gente che non è neanche più rientrata perché non l'hanno neanche più chiamata. E siamo andati avanti fino al 2001. E poi nel 2000 che poi sono andato in pensione io. Ma quando sono entrato io c'erano 2000 persone alla piaggia a lavorare. E per me, come per tanti, è stato mortificante vedere una ditta ridotta, cioè ci passi una vita dentro in quattro mura come la Piaggio. Però diciamo che la Piaggio ha sfamato centinaia di famiglie. Centinaia di famiglie. Adesso vedere come è ridotta adesso è veramente mortificante. Io mi auguro che venga presto fatto qualche cosa, altrimenti diventerà,
come lo era qualche anno fa qui a Savona, ditte che hanno chiuso diventeranno delle topaie, oppure ricoveri di gente che non sa dove andare, che si ritroverà là dentro. Io mi auguro solamente che venga fatto qualche cosa, che venga lasciato un ricordo della Piaggio, perché è giusto che sia così, che venga. Abbiamo scarsità, a finale sappiamo dove mettere le macchine. Facciamo qualche parcheggio, facciamo delle aree verdi, non facciamo delle cementificazioni. Facciamo quello che c'è bisogno di fare, ma leviamo quello dell'edilizio. Adesso proprio vengono le lacrime agli occhi, cioè hanno demolito tutto, hanno levato tutto, tutti gli impianti che erano fuori ci hanno lavorato delle dita, hanno portato via tutto, non c'è più niente. Stanno spaccando vetri, stanno entrando della gente dentro già adesso perché vedi le luci alla sera che ci sono, che girano, vuol dire che qualcuno dentro c'è. Poi hanno fatto anche il parcheggio, figuriamoci. Cioè il comune ha fatto un parcheggio lì per metterci delle macchine. Diciamo che la Piaggio non era tanto conosciuta in Italia come era conosciuta nel mondo. La Piaggio era una grandissima ditta, riconosciuta più che altro nel mondo che nell'Italia. Lavorava tanto per altre ditte, parlando della Laicomi, parlando cioè la ditta che ha dato un lavoro alla Piaggio è stato quel progetto lì del G79, della Laicomi americana, della Rolls Royce. Cioè, parliamo di ditte che abbiamo lavorato per degli anni, che sono venute da noi a imparare di come. Cioè, sono venuti operai suoi da noi a imparare di come facevamo a saldare, come facevamo a collaudare, come facevamo a montare i motori. E questo devo dire che per noi, nel nostro piccolo, è stata una grandissima soddisfazione. Noi lavoravamo per loro, però loro, quando noi davamo il nostro prodotto a loro, non sapevano neanche come facevamo a farlo. Difatti sono venuti a imparare da noi come farlo. Siamo andati in Sudafrica a insegnare, a Johannesburg, siamo andati in Sudafrica, cioè sono andate, rappresentanze di operai della Piaggio sono andati in Sudafrica a insegnare una ditta della Rolls-Royce, penso che fosse stata quella laggiù, se non sbaglio, a fare il Viper. Sono andati in Sudafrica a lavorare laggiù, gente che è stata giù parecchi anni anche. A lavorare laggiù per la Piaggio, a insegnare come fare i motori. Cioè, su licenza noi lavoravamo e loro non sapevano neanche fare i motori, facevamo noi. Noi eravamo i pelandrui, però noi un bel momento avevamo anche delle responsabilità. Non voglio, tutti avevamo le responsabilità, perché chi un tonatore, chi un collaudatore, chi uno che guardava la qualità. Io come saldatore certe volte. Saldavamo sopra dei. Mi ricordo sempre il quarto stato, un particolare, non voglio dire qual è. Finito, costava 70 milioni. Noi andavamo a dare due punti su di una boccolina, era l'ultimo lavoro, costava 70 milioni. Se io davo una fiammata da qualche parte nel fare quel lavoro lì, era la mia responsabilità. Io ero responsabile di quello che facevo in quel momento. Se ammazzavo un pezzo così, cioè se, diciamo ammazzavo, noi quando si sbagliava, diciamo, all'omassun in tucu. Potevo uscire dalla finestra, neanche più passare dalla portineria, facevo prima. Però io posso dire, come tutti noi, possiamo dire che siamo stati orgogliosi della Piazza di Finale.